Meglio che entri in classe. Wow, forte! Questa sì che è una casa delle bambole. Potrei fare una casetta per bambole più bella. Non ci penso due volte e mi iscrivo al concorso. Ehi, levati! Voglio partecipare! Lasciami, occhio! Ah! No! Guarda che hai combinato! Io volevo solo la penna! Ah! Oh, ma che è successo? Oh, fa male! Via questa roba! Che posto è questo? Guarda qui! Potrei usarlo per la mia casetta! Da dove cominciare? Voglio che sia perfetta! Inizio rivestendo l'interno della scatola. Uso fogli di cartoncino colorato. Facile e veloce. Wow, è coloratissima! Che ne pensi? Lo so, la adori! Sono portata per il design? Che cosa ha Britney? Ha già iniziato! Sì, lo so, è notevole, va bene essere invidiose. Cerco l'ispirazione. No, non mi interessa. No, neanche questa. Oh, questa promette bene. Ora bisogna aspettare. Wow, adoro questa parte! Oh, è così carina, la adoro! Forza, guardati attorno. Ha tutto ciò che ti serve. No, non ti piace? Va bene, posso risolvere, ci vuole un po' d'oro. Lo sapevo che avevi gusti raffinati, questo lo trasformerà. Taglio i fogli su misura e li colloco nelle camerette. Che te ne pare? Sapevo, l'avresti adorato. Ho un sonno, tu non sei stanca? Mi sto sobbarcando tutto il lavoro. Ok, so cosa fare. Devo fare delle modifiche a questa tenda. In realtà ho bisogno di tagliarne alcuni pezzi. Così va bene. Ho fatto un letto con il cartone. Poi uso il tessuto delle tende come lenzuola. Comodo, vero? Puoi recuperare il tuo sonno. È un po' spoglia. Servono dei mobili. Sogni d'oro. È una buona idea. Proprio quello che ci serve. Ho un piano. Andiamo. Ciao, Kendall. Che fai? Voglio la gomma piuma. Ti pago per questo. Wow! Penso a tutte le cose che potrei comprare. Cioccolato! Stai bene? Wow, sei un'abile negoziatrice! Altri soldi? È il mio giorno più bello! Sta diventando assurdo! Ah, sono ricca! Non sono mai stata così felice! Prendili, sono tuoi! Finalmente! Questo sarà il letto più morbido del mondo! Faccio un rettangolo con la gomma piuma e adesso lo decoro. Con l'oro, ovviamente. Ma ci vuole un tocco glamour. Conficco gli spilli in un altro pezzo di gomma piuma. Sembrano perle. E l'ultimo? Ora devo unire tutto quanto. Sarà la cosa più difficile. Ci vorrà una comoda coperta e dei cuscini. Wow, è fantastico! Sembra il punto più adatto questo. Adesso aggiungo un nastro al tetto. Funzionerà da tenda. Voglio che tu possa rilassarti a letto e penso che sia ok. Sdraiati. Buonanotte. Ah, ne ho bisogno. Quanti dolci ho mangiato. Il mio dentista si arrabbierà. Sveglio! Voglio dire kikiriki! Ah, è già mattina. Che bella dormita. No? Dov'è la mia bambola? Credo di saperlo. Ehi, che ci fa laggiù? Non ignorarmi, vieni qui! Mi senti? Ma che hai fatto? Guardati! Hai il cioccolato su tutta la faccia, dobbiamo pulirti per bene! Non ne voglio discutere! Non fare così! Ok, ci sono! Faremo un makeover a questa vasca! Cipicchetto, pittura dorata, la spugna darà una bella consistenza! E una volta asciutto metto del nastro adesivo intorno. Wow, è faraonica! Insomma, il bagno va fatto con stile. E il water d'oro si abbina bene, ma può essere migliorato. Dipingo il sedile e lo cospargo di glitter. Poi aggiungo nastro dorato alla cisterna. Ci metto una catenina d'oro. Non ho mai visto un bagno del genere. Sono pronti, che te ne pare? Meriti il meglio. Li inserisco in casa. Il water può andare qui dietro e la vasca proprio accanto al letto. È il bagno più lussuoso che c'è. Bisogna riempirla la vasca adesso. Usiamo questa. Verso la bibita nella vasca. Le bolle non devono mancare. Lascio cadere le mentine e adesso è una jacuzzi. Entra e rilassati, è il tuo momento. Ho sognato dolci per tutta la notte. Aspetta. Oh sì, era reale. Ah, cos'è questa puzza? Oh, e dai, smettila. Che schifo.
Che cosa hai mangiato? Mi sento svenire. Ragazza, tu hai un problema. Ti serve una doccia. Ho solo una cannuccia. Ma non è un problema. Tiro e piego la cannuccia così. Ora mi serve un paio di forbici. Taglio la cannuccia proprio qui, faccio un altro taglio sotto la parte flessibile, incollo insieme i pezzi, ci attacco perline rosse e blu e ora costruisco un bagno. La base è fatta di gomma piuma, la avvolgo nel cartoncino, poi faccio un sedile. Ho tutto ciò che ti serve. La doccia andrà sulla parete e adesso hai un bagno tutto tuo. Rendiamolo più accogliente. Ok, entra qui. Ti ci vuole un bello scrub. Ti darò un po' di privacy. È andata bene. Non ti senti meglio adesso? Hai un buon profumo? Ma il tuo abito è ancora sporco di cioccolato. Tranquilla, avrai un outfit nuovo. Amo comprare vestiti. Non c'è niente di meglio, è così emozionante. Vediamo che abbiamo qui. Non mi convince. Credo che dovremmo provare una cosa diversa. Qualche idea? Aspetta, usiamo questo tessuto dorato. È ora di avere un abito su misura. Poso il tessuto sul tavolo, ho fatto un modello in cartoncino. Ritaglio la sagoma e poi unisco i pezzi. Ah, era più facile di quanto pensassi. Indossalo. Wow, ti sta a pennello. Sembri una modella. Dovresti sfilare in passerella. Rinfrescante. Oh no, dobbiamo darci una mossa. Non ti fa sentire meglio? Wow, profumi di buono. Ma che? Guarda quell'outfit! Noi possiamo fare di meglio! Prima di tutto prendo una cosa. Non è qui dentro. Dove sono? Non è la mia stanza! Che ci fai qui dentro? È proprio quello che cercavo! Vuoi la mascherina? La trovi nella valigia. Figo, grazie! Ah? No! Trovata! Oh, aspetta! Quanto ti devo? Va bene, prendi tutto. Ciao! Chi era quella? È ora di creare un abito. Oh, manca solo un'altra cosa. Mi serve questa. Avrai un aspetto così elegante. Al lavoro! Intanto taglio gli elastici. Lo faccio su entrambi i lati. Poi taglio la mascherina. Vado dritta al centro. Mi servono due pezzi di materiale. Li metto uno accanto all'altro. Ora li incollo insieme e li ripiego. È così semplice! Molto carina questa gonna! Ecco qui! Wow, valorizza molto quel top! E il foulard, ottima scelta! Ti servirà un appendiabiti per la stanza e i vestiti non bastano mai! Sei perfetta! Indovina cos'ho? Ti serve un posto per sederti! È splendido, vero? Wow! Guardare! Cosa? Da dove è sbucato questo? La sedia è rovinata? Sì, direi di sì. Dammelo, perché è dovuto succedere? Mi dispiace tanto. Aspetta, che sciocca sono! Possiamo rivestirla in oro! Non posso credere che mi sia sfuggito. Una piccola piega qui ed è pronto. È ancora più bella. Forse è successo per una ragione. Wow, dà alla stanza un aspetto unico. Prendi posto sul suo trono. Che ne pensi, Kendall? Fa vedere. Wow, è proprio raffinata. Un attimo. Forse posso fare una sedia per la bambola. So cosa fare. Ho unito insieme queste spugne. Ora applico della colla sopra. Procedo fino a ricoprirle. Poi ci piego sopra un pezzo di tessuto, le attacco con la colla, cerco di mantenerlo più ordinato possibile. Al centro incollo del feltro nero e adesso lo capovolgo. Faccio lo stesso per realizzare retro e fianchi e abbiamo il divano. Provalo, sembra così confortevole. Ho degli accessori per te. Sono le piccole cose a dare personalità. Dopo tutto questo devi avere fame. Ecco un po' di torta. Ti servono delle piante. Che ne dici dei quadri? Preferisco i classici. Ci vuole una foto del tuo lui? E credo che abbiamo quasi finito. Wow, questa sì che è una casa. Sembra un palazzo reale. Ehi, ti dispiace? Scusa. Oh, adoro la tua creazione. È così dorata.
Sì, puntavo proprio a questo. E, oh, la tua casa per bambole è diversa, in senso buono. Guarda, succede qualcosa! Ma dai, abbiamo vinto! Congratulazioni! Wow, sono così felice, è ben meritato! Mi ero promessa che non avrei pianto, questo non è un addio, è un arrivederci! Wow, è il mio giorno fortunato! Una bambola tutta mia, wow! È così graziosa! Sei fantastica, così elegante e glamour! Oh, ciao! Oddio, che è successo alla tua bambola? È brutta giornata per i suoi capelli. Cos'è questo? Un makeover per bambole? Ehi, è proprio l'ideale! L'ho visto prima io! È fighissimo! Non mi intralciare, altrimenti... Io? L'hai sentita, signorina? Che succede? Sono emozionata! Aspetta! Cos'è questa puzza? Bleh. Mettiti a tuo agio. Questo è un servizio di qualità. Puzzi quasi quanto me. Bisogna darti una ripulita. Sei orribile, senza offesa. Guarda qui, che schifo. Potrei metterci un po'. Ma tranquilla, sarai una bambola nuova. Mai sentito parlare di igiene personale? Cos'è stato? Ah, finiscila! C'è tanta sporcizia, è un duro lavoro. Oh, adesso tiriamo fuori le parti peggiori. Non ti farà molto male. Sto per vomitare. Volevo patatine, non cotton fioc sporchi. Sei bellissima. Ma puzzi ancora. Questo come lo risolviamo? Un attimo, posso usare quella scatola. Ho una grande idea. Figo, un light show gratis. È normale che succeda questo? Proprio quello che mi serve, una doccia tutta per te. Cosa potrei chiedere di più? Che stai aspettando? Entra lì dentro. Non riesco più a sopportare questo fetore. Adoro ascoltare musica sotto la doccia. Adoro questa. Sono spariti. Oh no, la mia bambola, che disastro. Hai il trucco sbavato. Non puoi restare così. Dobbiamo pensare alla nostra reputazione. Ho trovato. Questo può fare al caso tuo. È un po' essenziale per le nostre necessità. Tampono la pittura dorata all'esterno usando la spugnetta invece del pennello. Così riesco a dargli volume. Faccio questa operazione su tutto il contenitore, poi attacco questi piedini decorativi. Ma non ho ancora finito, mi serve qualcos'altro. Dipingo lo smalto trasparente sulla metà superiore del contenitore e la cospargo di glitter dorati. Ma ci vogliono anche pietre preziose, giusto? Avrà un aspetto meraviglioso. Ci siamo, la vasca ideale per una regina. Il momento di un bagno rilassante è arrivato, lo adorerai. Com'è l'acqua? Spero sia calda. Sai, forse dovrei accendere delle candele. Hai un'aria felice. Sup, la la la. Penso che adesso basti, non voglio che ti raggrinzisca. Esci fuori. È il profumo del bagno doccia al cocco, ottima scelta. Ma c'è ancora del lavoro da fare qui. Hai ancora tanta gomma tra i capelli. Come possiamo sistemarlo? Se facessimo una nuova acconciatura, taglierò la gomma dai capelli. Ne avevi bisogno? Fa niente. Perfetto, ho preso tutto. E ora sistemiamoli. Ma non ho la spazzola, non va bene. No. Ah, perfetto. Dovrò tagliare un rametto. Me ne serve solo un pezzettino. Applico la colla su un lato e poi attacco gli stuzzicadenti. Ora posso spazzolarti i capelli, devono diventare liscissimi. Allora, ti piace? Funziona. Ti sembrerà di essere uscita dal parrucchiere. Adesso hai dei capelli morbidissimi. E ti sei asciugata tutta. Ma i tuoi capelli, aiuto, nessuno deve vederti così. Va bene, qui con me ho una spazzola. Sei tornata affascinante come prima. Leghiamo i capelli. Ehi, ti dispiace? Accidenti! Aspetta. Posso usare questo? Britney non lo deve sapere. Guarda che cosa ho preso, ti starà meravigliosamente. Te lo infilo tra i capelli. Oh, è adorabile! Con gli accessori si va sempre sul sicuro. Non va bene, proviamo con un po' di colore, non muoverti. Ah, sembra di essere a lezione di arte, però non sono brava. C'è solo una cosa da fare. Devo tagliarli. Hai mai pensato di farti un bob? Forse ho esagerato. È stato più difficile del previsto. Va bene, te li tolgo tutti. Oggi rasarsi a zero va di moda, giusto? Wow, la tua testa luccica! Ce l'ho fatta! Devo sistemare tutto! Ah? Ci sono! Mi serve questo fiocco! Me ne serve solo una striscetta.
Poi prendo un ago, lo uso per tirare i fili del fiocco, metto il tutto sul nastro adesivo e adesso lo incollo alla testa della bambola. Ora creo più strati, è una specie di parrucca ed è meravigliosa, è lunghissima e dorata. Ragazza, sei splendida! Darò una spuntatina alla frangia e credo che ci siamo. Aspetta, che stai guardando? Capisco. Direi che è molto carino, ti piace quel tipo, eh? Wow, ne sei infatuata! Credo che anche tu gli piaccia. Non puoi uscire conciata così, bisogna trovarti un nuovo outfit. Coraggio, siediti qui. Che ne pensi di questo? No. Provo con qualcos'altro. No. Questi sono carini. No. Wow, sei così esigente, abbiamo esaminato tutto il tuo guardaroba. Non ci sono altri vestiti qui, dovrai pur metterti qualcosa. Aspetta, ho una grande idea, posso usare questo tessuto. Aspettami qui. Ripiego il tessuto. Poi faccio un taglio nell'angolo, voglio che sia il più dritto possibile. Te lo avvolgo intorno alla vita e aggiungo altri strati. Infine lo leggo con un nastro dorato. È uno stupendo abito vaporoso. Aspetta che lui lo veda, eh? Sei un incanto, puoi farcela! Oh, è così romantico! Sembra proprio una fiaba! Ragazzi, è uno show per famiglie. Vi lascio un po' di privacy. Ti ha fatto un regalo, tienilo stretto! Questo romanticismo mi ha messo sonno. Fuori di qui! Perché non ti siedi? Chi sono queste bambole? Cosa hanno detto? Lasciatela in pace! Non ridete! Le bambole sanno essere crudeli! Ignorale e basta! Ma dobbiamo cambiare questi vestiti. Ho trovato! Spero che ti piaccia la magia, sarà il mio trucco migliore! Trasformerò una busta della spazzatura in un abito chic. Che ne pensi? Sono d'accordo, è stupendo, sì. Un vestitino nero sta bene a tutte. Gna gna, ben vista. Sono felice di poterti aiutare. Wow, guarda che vestiti. Ah, sei così gentile. Usando una busta della spazzatura, ne ho una tutta mia. Adesso apri la bocca, è importante idratarsi. E questa la conserviamo per dopo. Ma dove posso metterla? No, deve funzionare. Dobbiamo pensarci su. Guarda, lo vedi? Aspetta, che stai facendo? Oh no, non mi dire. Beccata. Che stai facendo? Mi serve un pezzettino di questo tessuto. Le tue unghie, che schifo. Non è niente di che. In effetti sono un po' sporchine. Le pulirò dopo. Ho cose più importanti da fare. Poggio il tessuto su questo tavolo, poi vi ritaglio un quadratino. Lo ripiego su se stesso così e adesso vi applico dello spago. Incollo tutto insieme e voilà! Una borsa firmata può contenere tutte le tue cose. Come la tua bottiglietta d'acqua? Prova! Un attimo, bisogna darti una borsa! Diamo un'occhiata, nella mia borsa potrebbe esserci qualcosa, nessuno di questi va bene. Aspetta, cos'è? Dimenticavo di avere lo spazzolino qui. In realtà non lo userò per i miei denti, applico la colla sulla custodia, dovrebbe andare. Prendo una ciotola piena di perline, ci immergo la custodia e voilà, la faccio girare, deve essere completamente ricoperta. Adesso posso togliere lo spazzolino ed è diventata una borsetta clutch. Proprio ciò che serve alla mia bambola, si abbina al suo abito. Sono soddisfatta, dovremmo andare a divertirci. Brittany sembra simpatica, potremmo anche essere amiche. Oddio, questi sono per me! Devo fare in modo che accada. Prima mi servono dei regali. Oh, cos'è questo? È vuoto, devo trovare qualcos'altro. Cosa c'è qui dentro? Non credo faccia per Brittany. Si procede, devo aguzzare la vista. Oh, magari le piacciono i fiori. Prendo questo, farò un bellissimo bouquet. Metto insieme i fiori, ci avvolgo un nastro intorno e aggiungo un fiocco. Oh, è così carino, spero che le piaccia. Forza, daglieli. Brittany, che c'è? Ho qualcosa per te. Ecco, tieni. Per me? Torno subito. Ma... Devo trovare qualcosa. Questi non vanno bene. Oh, una collana! Ma mi serve qualcos'altro. Una tigre! Potrebbe funzionare. Vale la pena provare. Devo trasformarlo in qualcosa di speciale.
No, non un dinosauro. Uno scorpione! Adesso ci siamo, aggiungo un po' di colore usando la pittura nera per fare le macchie, poi ci picchietto sopra con il giallo. Verrà qualcosa di splendido. Ora mi serve la collana. Gliela metto intorno al collo. Wow, che meraviglia! È un gattino di lusso ed è fantastico! Oh, Kendall ha un'aria triste. Rallegriamola un po'. Ehi, Kendall! Questo è per te. Spero vada bene. Wow, nessuno mi aveva mai regalato qualcosa. Tieni questi fiori. Oh, è il pensiero che conta. Fatti abbracciare. Ehi, Barbie, vuoi uscire? Sì, grazie per avermelo chiesto. Voglio provare qualcosa di diverso. Mi piace un sacco passare del tempo insieme. Eh? È una bambola nuova! Posso vederla? No, è la mia! Dammela, ora è mia! Ehi, rilassati! No! Oh, che bella! Credo voglia fare un giro! Che ne dici, bionda? Brum brum! Oh, amo il vento tra i capelli! Che noia! Perché la bambola non è andata alla festa? Non aveva nessuno con cui andare! Sei un mostro! È stato bello, però! Prendila! Ah! Mi è venuto un mal di testa improvviso! Dobbiamo andare! Barbie, stai bene! Non ci credo che lo ha fatto! Non ti preoccupare, ti aiuto io! Guarda, sei tornata normale! Non ne sarei così sicura! Hai bisogno di un restyling! Wow, guarda, Barbie! Proprio ciò di cui hai bisogno! Cioè, hai i capelli spettinati! Ehi, sono qui! Che aspetti? Tagliamoli! Non muoverti, non ci vorrà tanto! Stai bene, pelata! Non farlo! Metti giù il rasoio! Non credo! Ti piacerà! Ne dubito alquanto! Wow, hai la testa che brilla! I miei bei riccioli d'oro! Aspetta solo che ti addormenti! Ho quasi finito! Perché l'hai fatto? Davvero? Non è per niente bello! Ok, poi ho bisogno di un ago. Lo userò per il tuo nuovo taglio di capelli. Lo spingo nella testa di Barbie. Così l'acconciatura si tiene. Sono come delle extension! Sta venendo bene! Fidati, starai benissimo! Non può essere peggio di avere la testa rasata! Mi serve un po' di tempo. Unisco l'ultima ciocca! Come sto? Wow, magnifica! Ma ci serve un po' di colore. Coloro lo scovolino del mascara con dello smalto per le unghie e poi lo passo nei capelli. Wow, ti sta da Dio questo colore! Ottima scelta, ho sempre desiderato tingermi i capelli! Ma a Ken piaccio bionda! Così dovrebbe andare. Poi aggiungiamo degli accessori. Proviamo questi orecchini. Wow, che stile! Wow, stai benissimo! Mi piace! E ora? Con questo outfit starai benissimo! Ti dona molto con questi capelli! Oh, mi sento stilosa! Tu sì che te ne intendi di moda! Conosco qualcun altro a cui piacerebbe! Ehi, tu! Wow, ma sei bellissima! Oh, che bella coppia che siete! Mi sto emozionando! E ora bacio! Non sarebbe cortese non farlo! Ah, sono fidanzata! No, non mi sono lavata i denti! Me ne sono accorto! Oh, si stanno per baciare come nelle fiabe! Oh, wow, hai un'altra bambola! Oddio, si stanno baciando! Devi sempre rovinare tutto! Ho una cosa per te! Divertiti! Che schifo! E per te? Che botta! Beh, è caduto! Woohoo! Guarda, sai volare! Più in alto, più in alto! Whee! Oh, bah, hey, ragazzina! C'è un pacco per te, davvero, per me! Torno subito, Barbie! Fai con calma! Io me ne vado! Chissà cos'è! Non dice chi è il mittente! Interessante! Beh, apriamolo! Ciao! Cosa? Cos'è stato? Stai vedendo anche tu, vero? Wow! Ma cos'è? Sono la tua nuova bambola! Sei inquietante, ecco cosa sei! Aspetta, che strano! Ricopia tutto quello che faccio! Aspetta, devo dire che è divertente!
È un po' noiosa dirla tutta, ok? Cambiamo un po', posso anche ballare, guarda che mosse! Sì, ok, Barbie! Freestyle! E ora tocca a me! No, che stai facendo? Prendi questo! Ehi, smettila! Non posso guardare! Ehi, decido io qui! Perché lo hai fatto? Perché in realtà sono io! Cosa? Come? Torna qui! Ah, è tremendo! Sha-la-la-la-la! Ah! Barbie, stai bene? Ho avuto momenti migliori, non ne parliamo, per favore! Mi dispiace, ora ti puliamo! Andrà tutto bene! Per favore sbrigati, che puzza! Dobbiamo spremere questi brufoli! Wow, un sacco di robaccia! Questo è grosso, eh! Che schifo! Ma è anche piacevole! Beh! E ora un buon detergente! Non finisce più! Grazie per quello che stai facendo! Questa sì che è amicizia! Mi sta piacendo! E ora... Ah, sì! Mi serve il dentifricio! Te lo metto sul viso, così la tua pelle sarà luminosa! Davvero, che bella sensazione! Aspetta! Menta! Ti meriti le cose migliori! Con questi brillantini sarà ancora più lucente! Mi stai viziando! Io non lo faccio mai! Mi piace, sai? Come una giornata alla spa! Almeno il mio... No! E ora un bello scrub! Aspetta! Con questo rimuoviamo la pelle morta! Mi fa il solletico! Com'è? Oh sì, in quel punto! Mi piace! Ah, come mi sento rilassata! Sei luminosa e ora ti sistemo i capelli! Che ne dici di fare degli chignon? Manca qualcosa! Ci vuole un nuovo cappotto! Molto meglio! Wow, mi sento bellissima! Attenti ragazzi, arriva la rubacuori! Amo il nuovo outfit! Hai un gusto eccezionale! Stai davvero bene, io sono quasi invidiosa! Devo farti una foto! Mettiti in posa! Stai da Dio! Guardiamole un po'! Wow, dobbiamo postarle! Mamma mia, sei fantastica! Non ci credo, guarda quanti like! Voglio farmi un bel giro in città! Ehi, Hollywood, arrivo! Sarò una star! E tutti i miei sogni diventeranno realtà! Nessuno potrà fermarmi! È ora di andare a letto! Ti sveglierai ancora più fresca domani! Anche tu ne hai davvero bisogno! Sogni d'oro! Finalmente un po' di tempo per me! Accendo la TV! Oh, cos'è? Fai scoppiare il palloncino con un ago! Wow! E poi prendi un pezzo di questo materiale blu! Una striscia di tessuto giallo! Taglia il tessuto giallo a forma di corona! Poi aggiungici dei dettagli così! Dopodiché rivestici il palloncino! Bello, eh? Wow, mi piace! Chissà cosa ci farà! È ora di agire! Potrebbe fare leggermente male! Fin qui tutto bene! Aspetta un minuto! E mettiamoci la nuova testa! Un bel miglioramento! Aspetta! Ah! Cos'è questo rumore? Ah! Che sta succedendo? Spero abbiate gradito lo spettacolo! Adoro ballare con entrambi! Siete una famiglia per me! Famiglia! Ho le vertigini! Credo che sto per vomitare! Oh, continua a non fermarti! Ragazzi, pensate anche voi quello che sto pensando io! Vuoi dire... Voglio un bambino! Ah, speravo lo dicessi! Ok, io aspetto qua! Ecco qua! Mettiamoti comoda! Ti metto del pongo sulla pancia! E poi un po' di pellicola! Ora ci serve altra creta! La ricopro di colla! Facciamo la pancia! Ok, dovrebbe bastare, e ora? Aspettiamo che si asciughi! Perfetta! Dai, Barbie!
Oh, è questo il bambino! Oh no, sto per partorire! Levati, non abbiamo tempo da perdere! Non ci credo, sta succedendo davvero! Troppo divertente! Diventerò mamma! Iniziamo! Continua a respirare! Certo! Per te è facile dirlo! Che succede? Va tutto bene, tesoro! Vedo la testa! Eccolo! È un maschietto! Congratulazioni! Com'è bello! Ma che... Lui non è mio figlio! Ma i tuoi occhi, Barbie! Dobbiamo parlare. Mi devi delle spiegazioni. Ups! Imbarazzante! Quindi... ora me ne vado. Oddio, oddio! Forza, apri! Un po' di buone maniere. Ma che problema ha? Non posso trattenerla per molto. Oh, andiamo! Chi può lasciare un bagno così? Ma che cosa ci fai lì dentro? Ti tiro fuori di qui. È incredibile che lo stia facendo. Che schifo! Ma come hai fatto a conciarti così? Cioè, sul serio? E io stavo passando una brutta giornata. Devo ripulirti per bene. Spero che tu non soffra di claustrofobia. Dentro potrebbe girarti un po' la testa. Wow, è così ipnotico. Fiu, per fortuna è finito. Wow, che differenza! Ora sei molto più bella. Ripensandoci forse no. Dobbiamo sistemarti i capelli. Tranquilla, so cosa faccio. È ora di un nuovo look. Qualcosa di vivace e sbarazzino. Magari un caschetto? Di addio ai riccioli d'oro. È proprio divertente. Dovrei farlo con i miei orsacchiotti, ma quanta gomma c'è? Eliminiamola tutta. Mai sentito parlare di shampoo? Suppongo di no. Questa nella spazzatura. Non funziona, deve venire via. Chissà, forse una testa rasata ti dona. Credo che stiamo per scoprirlo. I capelli lunghi sono sopravvalutati. A parte i miei, non mi raserei mai a zero. Sai, i capelli rasati non ti donano tanto. Beh, ho un'idea migliore. Verso la colla sulla tua testa. Consideralo un balsamo lenitivo. Va bene così. Ho questa ciocca viola così cool. Proviene da una parrucca di mamma. La incollo sulla tua testa, uso un pennello per posizionarla e ora aggiungo un'altra ciocca. Voglio ricoprirti la testa per intero. Non voglio che ci siano spazi vuoti, sarebbe imbarazzante. Questa è l'ultima. A volte mi sorprendo di me stessa. Ti do una spazzolata. Oh, sei stupenda. Ma non abbiamo finito, facciamo scintille. Questo piccolo gadget rende tutto più facile. Lo passo sui tuoi capelli e faccio pressione. Lascia delle piccole gemme. A chi non piacciono i gioielli? Visto? Lo dicevo che andava bene, dovrei farlo a livello professionale. È fantastico! Wow, ti dona davvero! È perfetto! Ok, ora che si fa? Dovremo migliorare quelle ciglia. Oh, fa male! Cosa non si fa per le amiche? Ma ne vale la pena. Tutti vogliono ciglia lunghe e voluminose. Un altro po'. Wow, queste sì che sono ciglia! Ok, sdraiati, rilassati, è ora di pensare alle labbra. So io cosa fare. Prendo uno smalto trasparente, non lo userei su di me. Ma su di te sarà fantastico. Dà un leggero effetto coprente, così. Poi ci cospargo del glitter. Ho optato per il rosa. Questo farà davvero risaltare le tue labbra. Ops, forse ne ho messo troppo. Tranquilla, ora sparisce. Wow, dovrei procurarmi un rossetto glitterato. Potremmo essere amiche di make-up, lascia che ti dia uno sguardo. Che manca ancora? Ma certo, ci vuole dell'inchiostro fresco. Non ti farà male, almeno non credo. Strofino delicatamente l'adesivo sul tuo braccio. E adesso hai un tatuaggio carinissimo. Anche sull'altro. Avrai un'aria così cool. Sì, così va meglio, ti dà una marcia in più. Ti rende speciale. Poi ti serve un nuovo guardaroba. Per fortuna ho un outfit per ogni occasione. Ci sarà qualcosa che ti piacerà qui dentro. Su, da un'occhiata, che ne dici di questa? Che ne pensi? Non me la sento. Ricominciamo da capo. Forse sei una tipa da t-shirt? Questa è carina. Ok, è diversa. Ma... niente. Che cos'altro abbiamo? Mettilo, mi piace. Sei davvero incantevole. Ma sai, manca solo una cosa. Ti serve un bel paio di scarpe. Il look a piedi nudi non è l'ideale. Le scarpe sono grandi, eh? Paperella? Non in pubblico! Spero che tu sia arrossita.
Ripensandoci, posso usare questa. Non giudicarmi. Questo slime è ciò che ci serve. Lo allungo. Dammi il piede. Ora modello lo slime attorno al tuo piede. I tacchi personalizzati sono il top. Sono così esclusivi. Aggiungiamo un tocco di colore. Può essere il mio marchio di fabbrica. Dona un gradevole contrasto. Dipingo anche i tacchi. Wow, starebbero bene in qualsiasi guardaroba. Che trasformazione, ce l'abbiamo fatta. Ah? Qualcosa non va? Oh, certo, quando ti scappa. Tolgo la parte superiore della bottiglia. Le lezioni di karate stanno dando i loro frutti. Adesso lo dipingo. Questo bianco è l'ideale. Passo il colore tutto intorno e dipingo anche il collo. Poi aspetto che si asciughi, lo poso su questo coperchio. Ti serve un sedile per il water, dovrà essere confortevole. Per questo uso la gomma piuma, poi attacco la cisterna. Il tuo trono ti attende? Testalo, fa un giro di prova. Tranquilla, non guardo. Wow, non me l'aspettavo questa. Ah, non c'è niente di meglio di una giornata alla spa, è così bello coccolarsi, me lo merito proprio. Non vedo l'ora. Ah, una maschera d'oro. Non c'è niente di meglio. Non dimenticarti della mia bambola. La vita nel mondo di plastica non è così fantastica come si potrebbe pensare. Si merita solo il meglio. È un pediluvio. Ho camminato tutto il giorno. Tutto quello shopping. Oh, che bello, è così caldo. L'oro è ottimo per gli occhi gonfi. Non che io abbia le borse. Mi sento così affascinante! Questa spa è così straordinaria! Questo significa che posso lavarmi i piedi! Questa sì che è vita, eh! Lo terremo per uno spuntino! Ah! Ah! Che cosa è successo? Wow, una festa a tema Barbie! Ci siamo, finalmente ce l'abbiamo fatta! Tutte le bambole che contano saranno presenti! Dobbiamo scegliere un vestito! Adoro farlo! Serviti pure! Vedi qualcosa che ti piace? No, no! Davvero ho comprato questa roba? Accidenti, questo non va assolutamente bene! Oh, sono pronta! Che ne pensi? Dimmi la verità, per favore! Wow, è un aspetto fantastico! Aspetta, c'è una festa di Barbie! Probabilmente il nostro invito è stato smarrito! Psst, vieni qui! Anche noi potremmo andare alla festa! Ehi, posso unirmi a voi? Per favore, per favore! Sarà meglio chiedere a Betty... Betty, ascolta! Vogliono venire alla festa con noi! Davvero, loro? Beh, dai, credo che possa andare bene! Il mio umano dice che non ci sono problemi! Grazie! È così eccitante! Ma questo non va bene! Abbiamo una reputazione da mantenere! Quei vestiti sono veramente... Ci deve essere qualcosa che possiamo fare! Aspetta, ci sono! Questo palloncino risolverà tutto! Mettiamoci al lavoro! Solo un attimo! Fatto! Cosa ne pensate? Chic, divertente, dice sono pronta a fare festa! Wow, mi piace! Ho anche una borsa da abbinare! Credo che l'abbia mangiata il mio cane! Oh, era la mia preferita! Fai finta di non averla vista! Questa può finire nella spazzatura, nessun problema! Ma avrete comunque bisogno di qualcosa! Per fortuna ho questo pezzo di carta argentata! Disegnerò delle linee! Ora inizierò a piegarlo e poi a ripiegarlo! Faccio un'altra piega proprio qui! Farò lo stesso sul lato opposto! Piegherò gli angoli. Voglio fare dei piccoli triangoli, proprio così. Quindi ripiego all'interno. Tengo fermi questi triangoli e lo ripiego ancora. È come un origami, solo che non sto facendo un uccello. Ecco il risultato di tutte quelle pieghe. Posso iniziare a creare la mia borsa. Piegherò gli angoli verso l'interno e ripiegherò la parte superiore. Ecco la parte difficile. Devo pizzicare i lati e spingerli al centro. Ora unisco le due parti. E piego questo pezzo come una busta da lettera. Lascio questa parte libera. Ed ecco fatto! Una carinissima borsa in miniatura. Certo, ha bisogno di qualche modifica. Posso aggiungere questa catenina. Sarà utile come tracolla. È perfetta! È proprio quello che serve alla mia bambola. Non vedo l'ora di mostrarla a tutti. È l'accessorio ideale. Si abbina perfettamente al tuo abito. Sei elegantissima, ragazza. Cosa ne pensate? Quindi la metti in questo modo, eh? Posso tranquillamente batterti, aspetta e vedrai. Oh, un momento, è una scatola di scarpe. Chi se ne frega, può sempre tornarmi utile, devo solo trasformarla un po'. La dipingerò di nero. Poi aspetto che si asciughi. Dopodiché prenderò la vernice dorata, la tampono sulla parte superiore della scatola, voglio fare un disegno regolare, qualcosa di unico. Le gemme non sono mai abbastanza. Ripeterò il processo per tutta la scatola, voglio che sia elegante, ma che attiri l'attenzione. Così dovrebbe bastare.
Ha un aspetto fantastico, adesso rimuovo le scarpe. Ho infilato una pallina di metallo su un filo d'oro e farò un foro nella parte superiore della scatola, tirerò la corda attraverso il buco, lascerò delle banconote all'interno. È meravigliosa! Ehi, devi assolutamente dare un'occhiata, è ciò che ogni bambola desidera. Ecco a te. Wow, è bellissima! Mi conosci così bene? Dovremmo essere pronte. Forza, andiamo! Fiu, che giornata! A chi lo dici? Ah? Cos'è questo? È un regalo di Ken! È sempre così premuroso e romantico! Ah, è il mio ragazzo! Che cosa hai detto? Non ti avvicinare troppo, ah? Fau, prendi questo! Stai lontana da Ken! Smettetela! Hai ragione, è meglio fermarle! Il regalo è chiaramente per noi! Oh no, è nostro! Non importa! Apriamolo! Poi scopriremo per chi è! Wow, guarda un po'! È bellissimo! Ken ha un gusto eccezionale! Ti ho detto che era per noi! Come ti pare? Forza, proviamolo! Sembra così comodo! Oh mio Dio! Ho sempre desiderato un trono! Ken dice sempre che sono la sua regina! Evidentemente diceva sul serio! Siediti! Oh, aspetta! Avrai bisogno di questo! Aggiungerà il tocco finale! Hai un aspetto fantastico! Devo immortalare questo momento! Ho lo sfondo perfetto! Forza, un bel sorriso! Le riviste di lifestyle impazziranno per questa foto! Sei fantastica! Un talento naturale! Cosa stai facendo? Sto creando una magia! Ecco fatto, mantieni questa posa! Non ho tempo per queste cose! Wow, stupefacente! Sì, lo so! Wow, semplicemente wow! Aspetta un attimo, ecco dov'è finita la cannuccia! La stavo cercando! Questa mi tornerà utile! Applicherò la colla lungo il lato della cannuccia, lascio solo una piccola sezione libera! Poi attacco un'altra cannuccia! Ne aggiungerò altre, finché non otterrò qualcosa di simile! Lo lascio momentaneamente da parte e incollerò due cannucce insieme in questo modo! Ora devo farne un altro simile! Questa sarà la mia base! Dopodiché appoggio sopra le altre cannucce! Ecco fatto, una poltrona super rilassante! Se potessi la utilizzerei sicuramente! Non vedo l'ora di farla vedere alla mia bambola! Le piacerà moltissimo! È proprio quello di cui ha bisogno! Sarà così rilassante! Sono molto soddisfatta! Oh mio Dio! Ah, è fantastica! Oh, una foto in movimento! Mi sento così viva! Più in alto, più in alto! Oh no, cosa ho fatto? Il trono è rotto! Potrei rivederlo tutto il giorno! Smettila di ridere! Incredibile, vero? Wow, una nuova bambola! Chissà che aspetto avrà! Scopriamolo! Wow, un look futuristico! Ma ha bisogno di un bagno! La immergerò nell'acqua! Spero che sia abbastanza caldo! Ecco che avviene la magia! L'acqua sta cambiando colore! Vedo qualcosa! Penso che sia pronta! Che trasformazione! Sei bellissima! Sistemiamo un po' i capelli! Wow, come sei affascinante! Adoro questi colori! Come vorrei che anche i miei capelli fossero così! È così fortunata! La vita a volte è troppo crudele! Perché stai piangendo? Voglio una bambola! Oh, non fai altro che chiedere! Ecco, prendi questa! Wow, questo è il mio giorno fortunato! Aspetta un attimo! Oh sì, me ne sono dimenticata! Ce l'ho proprio qui! Prendi! Certo, è un po' strana, ma non mi lamento! Così è molto più divertente! È vero anche per me! Siete pronte? Forza, partiamo! Più veloce, accelerate! Siamo appena partite! Adoro il vento tra i capelli! Bip bip! Cosa sta succedendo qui? Credo di aver ingoiato un insetto! Almeno hanno la patente! Oh no! Il vaso! Guardate cosa avete fatto! Adesso siete in grossi guai! Dovrete ripulire tutto! Non stiamo scherzando! Oh, non sembra un grande problema! Sembri un po' troppo su di giri! Dammi la spazzola! Uff, com'è pesante! Un piccolo aiuto? Come posso fare? Sono aperta a qualsiasi suggerimento, così non succederà nulla! Noi invece passeremo l'aspirapolvere! Forza, procedi! Ma è ridicolo! Nessuna scusa! Penso che sia rotto! Questa l'ho già sentita!
Ebbene, cosa stai aspettando? Non guardarmi così. Dobbiamo pensare a qualcos'altro. Un momento. Credo di avere un'idea. Avrò bisogno di questo pennellino. Ci aiuterà sicuramente. Le setole sono belle morbide, ma dovrò rimuoverle. Questa è stata la parte più difficile. Adesso taglio un pezzo di cartoncino e lo attaccherò al pennello. Farò lo stesso dall'altra parte. Ora ho bisogno di un sottile bastoncino per lecca-lecca. Lo avvolgerò in un cartoncino blu. Mi assicurerò che sia bello stretto, in questo modo. Lo fisserò con del nastro adesivo. Lo farò in alto e in basso. Ora posso attaccare il pennello. Così andrà bene. Adesso però ho bisogno di qualcosa per raccogliere lo sporco. Ecco del cartoncino arancione. Lo taglierò in queste forme. Applico la colla intorno al bordo della forma più grande e attaccherò l'altro pezzo. Abbiamo bisogno di una maniglia. Userò un altro bastoncino per lecca-lecca. Posso incollarli insieme. Ecco fatto. È ora di iniziare a pulire. Davvero, è questa la tua grande idea? Sono sicura che ti lascerà a bocca aperta. Non faccio lavori manuali. Preferisco usare la tecnologia, come questo mini aspirapolvere. Guarda com'è così carino! Questo sistemerà tutto il disordine. Wow, impressionante! Ed è mio! Ecco a te! Mettiti al lavoro! Ma non è giusto! Non stavo nemmeno guidando! Lo voglio immacolato! Bla bla bla! Tu puoi usare questo! Grazie! Finiamola con questa storia! Non posso credere che tu mi stia facendo fare questo! Non vedo l'ora che sia tutto finito! Abbiamo finito? Niente male, eh? Avete fatto un ottimo lavoro! Sono così orgogliosa di voi! Ma non fatelo più! Sì! Yay! Oddio, ma cos'è questo rumore? Viene dal bagno! Qualcuno lo sente? Ma che sta succedendo? Meglio andare a vedere. Ehi, c'è qualcuno! Che strano, non c'è nessuno! Aspetta, c'è qualcosa nel water! Ma cos'è? È una bambola! È ricoperta di una sostanza appiccicosa, che schifo! Beh, che puzza! Non è molto carino! Odio i bulli! Basta! Sì, meglio che corriate e non tornate più! Stai bene? Tu vieni con me! Devo darti una bella pulitina, potrebbe essere difficile! Cioè, puzzi davvero! Ok, ti tolgo di dosso questa melma! Beh, che schifo! È tutta appiccicosa! Ecco, è andata via! Beh, sei ancora sporca! E non è un bello spettacolo, dobbiamo darti una lavata! Ci libereremo di questi vestiti sporchi! Che credi di fare? Hai parlato? Sono un po' cosciente. Oh, ok, scusa, a cosa stavo pensando? Fai con comodo. Grazie. Wow, che bello sbarazzarsi di questi vestiti. Posso immaginare. Quando sei pronta facciamo il bagnetto. Intanto lo preparo. L'acqua è calda. Voglio proprio coccolarti, quindi aggiungo i sali da bagno. Do una bella mescolata. Wow, guarda tutte queste bolle! Sei pronta? Sì, pronta! Che bel costume! Ti sta bene quel colore! Ti aiuta a entrare in vasca! Com'è? Va bene l'acqua? Mi serve una spugna! Per rimuovere tutta la sporcizia! E ora un bello scrub, ok? Oh sì, molto bello! Potrei abituarmici! Ok, basta così. Se no ti si raggrinziscono mani e piedi. Wow, che differenza! E ora? Ah sì, lo so! Dobbiamo fare qualcosa per questi brufoli. Hai mai sentito parlare di detergente? Non ti preoccupare, amo spremere i brufoli. Non ti muovere. Wow, che eruzione! Credo che dobbiamo provare un altro approccio. No, questo non mi serve. E nemmeno questo. Ah, quello che cercavo! Amo questa maschera viso, molto nutriente! Ed è ottima per i brufoli! La mia pelle risplende sempre dopo! E ne ho anche una per te! Provala, ti piacerà un sacco! E ora aspettiamo! Ma dove sono? Oh sì, la maschera viso! Togliamola! Dobbiamo vedere se ha funzionato! No, non va bene. Ero convinta avrebbe funzionato. Cos'altro possiamo usare?
Aspetta, so cosa fare. Quanto sono buoni i cetrioli. Buoni e anche ottimi per il corpo. Te ne metto una fetta in faccia. Spero funzioni. Mentre aspettiamo mi mangio uno snack. Questo restyling fa venire fame, eh? E questo cetriolo è buonissimo. Dov'è? Oh, è finito. Mi stava piacendo. Oh, ce n'è un'altra fetta. Ma questa non la mangio. Beh, c'è un'ultima opzione. E non sarà bella. Ma ne varrà la pena. Ferma? Ti metto questo slime sul viso. Che schifezza! Spero funzioni. Lo massaggio sui brufoli. Non ne sono così sicura. Non ci credo, sono spariti! Wow, pazzesco! Devo ricordarmene. Lo uso anche io. Vediamo un po'. Non lo so. Forse funziona solo con le bambole. Vabbè, continuerò a usare il sapone. Ti vuoi guardare allo specchio? Che ne pensi? Ho una bella pelle. Ma c'è ancora del lavoro da fare. Hai visto queste sopracciglia? Cioè, le sopracciglia? Non ci avevo nemmeno fatto caso. Stai scherzando? Guarda bene. Volevo essere educata, ma so come risolvere. Niente male. E ora operiamo. Ma cosa dovrei usare? Quanta scelta. Fammi pensare. Ah sì, il martello. Ha! Forse non è una buona idea. Questo andrà bene. Oddio, no, non farlo. Ripensandoci, so cosa usare. Le pinzette. Io mi stavo preoccupando. Quelle sì che sono adatte. Iniziamo a spelare. Dimmelo se ti faccio male. Wow, un sacco di peli. Hai mai pensato di farti la ceretta? Non finiscono più. Veramente, come hai fatto ad arrivare a questo punto? Inizio a sentire caldo. Sì, sto davvero sudando. Ecco, ultima parte. Sono contenta sia finita. Ce l'abbiamo fatta. Sono bellissime queste sopracciglia. Stai benissimo, spero ti piacciano. Ma ancora c'è parecchio da fare. Dobbiamo lavorare su questo sorriso. Andrà tutto bene. Ho ciò che fa al caso tuo. Apri bene. I tuoi denti brilleranno. Fammi vedere questo bellissimo sorriso. Sono nervosissima. Ok, ecco qua. Wow, super luminosi. Wow, questo sì che è un sorriso da star. Sei raggiante, stupenda. Risultato perfetto. Spero ti piaccia la nuova te. Mi piace. Continua. Mi si è incollato il dito. Non ti preoccupare, ora lo stacco. Ai, ai, non farlo. Aspetta. Aia, aia. Vedi, è tutto ok. Aspetta. Oh, questo però non va bene. Hai mai pensato di farti un nuovo taglio di capelli? Quelli sono i miei capelli. È tutto ok, niente panico. So cosa fare. O almeno spero. Forse ho qualcosa che può tornare utile. Wow, quanta spazzatura. Perché ho questi fili? Devo svuotarmi le tasche. Aspetta, forse posso usarli. Verrà benissimo. Mi serve un rasoio per farlo. Devo avere la mano salda. Devo rasarti tutti i capelli, altrimenti l'appiccicaticcio non viene via. Abbiamo quasi finito. Dopodiché mi servono i fili e uno stuzzicadenti che userò per infilare il filo nei buchi. Userò diversi colori. Costa meno che andare dal parrucchiere. Wow, a volte mi sorprendo da sola. Che bel look! Sei vestita veramente alla moda. E ora è il momento di sentire il vento tra i capelli. Oh sì, sono una star! Questo look spacca! Forse potrei fare qualcosa di simile. Forse no. Che stai guardando? Oh, guarda! Nah, non mi sta bene. Questo è più il mio stile. Chic alla moda. Mi piace. Wow, anche a me! Potrei mettere dei vestiti nuovi. Ti piace l'idea? Dai! Torno subito. Sicuro ho qualcosa che puoi metterti. No. Nah, passo. Aspetta. Direi che questo può andare. Non era quello che avevo in mente. Pensavo sarebbe stato più... Sì, sono d'accordo, non va. Cos'altro abbiamo qui? Fammi pensare. Ehi, guarda cos'ho. È della collezione Madre Natura.
No, non ti piace nemmeno questo. Non ho più idee. Non so cos'altro fare. A meno che potrei usare questo pongo. Che ne pensi? Non so, non sono sicura. Cosa vorresti fare? Guarda, ho tutto sotto controllo. Inizio stendendo il pongo. Poi inizio a tagliarlo. Userò un coltellino apposito. Inizio disegnando linee lunghe sul pongo. Voglio fare dei pantaloni. Ehi, carini! Ora li prendo delicatamente e li metto sulla bambola. Poi faccio un top. Wow, questo sì che è un outfit! Ti sta benissimo! Sono invidiosa, sai? Voglio anch'io dei vestiti così. Ma aspetta, manca qualcosa. Hai bisogno di un cappotto. Te lo metto. Wow, ciliegina sulla torta per questo outfit. Sei pronta per fare faville. Wow, la folla ti adora. Mi sento magnifica. Mi raccomando, prendi il mio profilo migliore. Sei bellissima. E sono stanca. È stato un giorno impegnativo. Abbiamo fatto un sacco di cose. Dormiamo un po'. Ehi, svegliati! Cosa... cos'è? Ciao, come va? Cosa? Deve essere un sogno! No, sono davvero qui! E sono bellissima! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Wow, non credo a quello che sta succedendo! Sei reale! Sapevo saremmo diventate migliori amiche! Questo è il giorno più bello della mia vita! Lo so, vieni qui! Guarda, ti sei così sporca. Devo ripulirti, sta ferma. Oh? Ehi, c'è una perdita. Avevo proprio bisogno di una doccia. È così piacevole. Tranquilla, non mi sono dimenticata di te. Mi serve solo qualche goccia. Così dovrebbe bastare. Adesso eliminerò tutto lo sporco e sarai come nuova. È bello prendersi cura di se stessi. Mettiti comoda. Com'è piccolo questo spazzolino da denti. Piano e apri per bene. Tra poco avrai i denti bianchissimi. Mi serviranno degli occhiali da sole per guardarti. E ho fatto. Ora tocca a me. Oh, è così rilassante. Questa sì che è vita. Ti stai divertendo? Cosa facciamo, bambola? Penso che dobbiamo sistemarti i capelli. Sono un po' noiosi. Tranquilla, so cosa fare. Sono bravissima a fare i capelli. Devi stare più ferma. Proviamo di nuovo. Sembri appena uscita dal bidone dell'immondizia. Che strazio! È così bello vederti, tesoro. Ci penso io. Wow! È per la mia bambola. Ok. Mi serviranno alcuni strumenti speciali. Ma dove sono? Ah, ecco ciò che mi serve. Non sarà un lavoro facile. E adesso non muoverti. Intanto mi serve una ciotola, aggiungo dell'acqua e anche del colorante alimentare. Mescolo tutto per bene. Ottimo! Dov'è la mia cliente? Immergerò i suoi capelli nella ciotola. La temperatura è di suo gradimento? Ma cosa dico, sei una bambola! Lascerò che l'acqua penetri nei capelli e poi li strizzerò per bene per rimuovere tutta l'acqua. Ora asciughiamo i capelli. Wow, questo colore ti sta proprio bene, come sei carina! Hai finito? Wow, è così diversa! Sì, adesso puoi anche pagare. Oh, certo, che ne dici di qualche caramella? Ecco perché non lavoro mai con i ragazzini. Come sono stata bene, mi sento come nuova. Wow, guarda che capelli! Vorresti anche tu un nuovo look? Quando è stata l'ultima volta che ti sei lavata i capelli? Che posso fare? Aspetta, forse posso usare questo. Tanto vale provare. Metterò la bambola sul tavolo e le taglierò tutti i capelli. Wow, stai bene coi capelli corti. Ma non so se stai bene calva. Aggiungo dei filati al posto dei capelli e userò diversi colori. Avrà un aspetto stravagante. Ora taglierò il filato in eccesso e le riattaccherò la testa. Wow, vorrei avere io i capelli così. Sai benissimo, sono così gelosa. E lo è anche Ava. Questa crema spalmabile al cioccolato è buonissima, assaggia. Oh no, te l'ho versata addosso. Mi dispiace.
Adesso ti dovrò cambiare. Meno male che ho tutti questi vestiti. Sono preparata ad ogni evenienza. Che ne pensi? Questo è un bell'abito, vero? Dai, provalo. Lo adorerai. Ehi, sei fighissima! Ma staresti bene con qualsiasi cosa, sei così chic. Dovresti sfilare sulle passerelle. Wow, sono senza parole! È un gatto come accessorio, bell'idea! Che ne dici di qualcosa di più casual? È perfetto per girare in città. Elegante ma casual. E per uscire con le amiche, questo vestito dice che sei pronta per divertirti. Sarai l'anima della festa. Sei favolosa! Wow, guarda quanti vestiti! Io non ho niente di così sofisticato. Credo che dovrò comprarti qualcosa di nuovo. Shopping sfrenato adesso. Ehi, non hai alcun senso del pudore? Scusa. Non so dove guardare. Rilassati, non si vede niente. Ehi, Ava, posso prenderlo in prestito? Il calzino è dietro di te. Mi sono appena dipinta le unghie. Per favore, ne ho davvero bisogno. Ok, prendi. Oh, che schifo! Grazie, a me farà comodo. Intanto taglio la punta, proprio così. Ora taglierò un piccolo triangolo su entrambi i lati. Ottimo! Vuoi provarlo? Wow, ti sta benissimo! Vorrei avere io un vestito così. Grazie, Ava! Ah? Non riesco a sentirti! Lasciamo perdere. Sì, sì, sì! Oh no! Che ho fatto? Fa vedere! Mi dispiace, potrai mai perdonarmi? Siamo esperti d'arte, non allarmarti, abbiamo sentito della scarpa. Adoro la sua originalità, le pennellate sono uniche! Ho visto di meglio, ma fa niente. Sono contenta per lei, tu che mi dici? Non ne sono sicuro. Cosa? Ok, sì, mi piace. Meglio, voglio che sia perfetta. E ho un'idea, mi serve una ciotola d'acqua e dello smalto per unghie. Userò diversi colori, voglio creare qualcosa di originale. Così dovrebbe andare. Adesso ci intingerò la scarpa e la girerò un po' nell'acqua. Lo smalto deve attaccarsi per bene. Guarda! Adesso la mia bambola ha delle scarpe uniche. Wow, adorabili! Le case della moda di Milano impazziranno, le prenderemo! Ah? Ha inzuppato le scarpe nello smalto per unghie. Se fare arte è così facile, allora voglio provarci anch'io. Devo solo trovare una scarpa. Dai, dov'è? Guardo su internet. Ah, troppo costose. Come farò? Aspetta, forse lo so. Ho messo da parte dei soldi. Oh no, sembra che ci siano arrivati i topi. Ah, perché? Mi succede sempre qualcosa di male. Come farò? Forse qui sotto ci sono dei soldi? Una pistola a caldo e delle penne, queste sì che mi torneranno utili. Diventiamo creativi. Inizierò mettendo un palloncino sui piedi della bambola. In questo modo non si sporcheranno e sembrerà che porti i calzini. Applichiamo della colla sul palloncino. Sarà il mio stampo. Ora ho bisogno di un foglio di schiuma, disegno il contorno del piede. Lo ritaglio e lo coloro. Voglio creare l'effetto arcobaleno. Userò tanti colori diversi. Wow, mi piace! Applicherò la colla su un lato e poi ci attaccherò lo stampo che ho fatto prima. Stivali fatti a mano! Ma non ho ancora finito. Userò il correttore per colorare la colla. Farò dei puntini bianchi col correttore, così. Mi piace moltissimo! E ho fatto tutto da sola. Spero che anche alla mia bambola piacciano. Proviamoli! Sono della misura perfetta! Wow, sono fantastici! Sei così alla moda! Sei stata bravissima! Oh? Wow, guarda! Ho le allucinazioni! È un vero genio! Dove state andando? Devo vedere quegli stivali! Oh, ehi! Brava, il tuo lavoro è meraviglioso! Grazie! Non ho mai visto niente di simile! Ma sono per me! Aspetta, volete comprare gli stivali? Non sono in vendita, sono per la bambola. Ma possiamo renderti famosa! Voglio solo che la mia bambola sia felice. Andiamocene. Siamo così carine. Aspetta, ti serve un telefono tutto tuo. Ho comprato questo per te.
Possiamo scambiarci i messaggini? Che cafona, dovresti essere più grata. Proviamo di nuovo. Tieni la spazzola. Ah, devo fare qualcosa. Grazie, mani misteriose. Devo riflettere e trovare una soluzione a questo dilemma. Le mani della bambola sono così piccole, forse sì. Oh, posso disegnare una borsa. Mi piace. Ah, è orribile. Troppo noiosa e semplice, devo ricominciare. Concentrati, Ava. So che posso riuscirci. Già va meglio. Voglio aggiungere una tracolla. Wow, magnifica! Dovrei fare la designer, sì, sono un genio! Mi serve un foglio di schiuma dorata. Lo taglierò a forma di croce. Stacco la parte adesiva e tirerò sui bordi verso l'alto. Li premerò uno contro l'altro, piegando poi la sezione più lunga. E ho una borsa! Mi serve soltanto la tracolla! Wow, l'adoro! Ecco qui, è proprio ciò che ti serve! Puoi metterci dentro tutte le tue cose! C'è così tanto spazio! Potrai portare il tuo telefono sempre con te e anche le spazzole. Guarda, ci sta tutto. Wow, sei fantastica! Dobbiamo fare una foto. Questa la posto di sicuro. Sorridi! Siamo in live! Hai un messaggio per i tuoi fan? Oh, salve! Mi raccomando, prendi il mio lato migliore. Ah, togli! Ti parlo con la bambola! Scusami. Ehi! Usciresti dall'inquadratura? Com'è umiliante, ma che cosa ho fatto? Adesso è la mia occasione, prenderò questo. È proprio ciò di cui ho bisogno. Devo fare in fretta. Non voglio che Ava se ne accorga. Inizierò tagliando questa patch. Adoro i colori. Ora mi serve una cerniera. Applicherò della colla su entrambi i lati e ci attaccherò un pezzo di schiuma scintillante. Ora devo modellarla. La piegherò in questo modo e poi l'attaccherò a un pezzo di carta. Deve essere ben fissata. Metterò della colla attorno ai bordi, meno male che ho una mano ferma. Dovrebbe bastare. Adesso attaccherò dell'altra schiuma. Non voglio che ci siano buchi. E farò lo stesso sul lato opposto. Ora taglierò la patch della stessa forma e l'attaccherò alla schiuma. Devo solo aggiungere due gocce di colla. Proprio così. Adesso attacco un piccolo pezzo di stoffa sul lato dove non c'è la patch. E adesso la mia bambola ha uno zaino. Eccoti qui! Puoi metterci tutte le tue cose. Wow, vorrei averne uno così anch'io. Ma questo tizio quando la finirà? Dove ha preso Annie quello zainetto? Mi piace così tanto! Oh, grazie, è carino, vero? Sì, sei stata bravissima. Aspetta. Ma quello è il mio vestito? E cosa? No, non c'è nessun vestito. Ma io... Ne parleremo dopo. Oggi è il mio grande giorno. Mi devo sbrigare. Ken mi sta aspettando. Oh, com'è sporco. Ehi, Barbie. È così bello. Oh, chi è quello? Ti amo, Ken. Lo voglio. Lo voglio. Davvero, il giorno del mio matrimonio. Oh. Non posso credere che Ken mi abbia tradito. Cos'è? Una nuova bambola! Finalmente! Io? Quanto puzzi! Ora ti pulisco! Ora devo togliere la sporcizia! Ragno, questa non è casa tua! Io, che schifo! Non ho ancora finito! Diamoci dentro! Ma che fai? Questo è un trattamento corpo completo. Spero ti piaccia la polvere di fata. Voglio che brilli. Adesso togliamo lo sporco. Sembra rilassante. Forse dovrei farlo anch'io. Quasi fatto. Stai proprio bene. Ne hai ancora un po' in faccia. È l'ora del bagnetto. Devo immergerti tutta. Ho detto tutta. Devi essere completamente immersa. Sapevo che un bel bagno caldo ti avrebbe aiutata. Wow! Ora sei tutta pulita! Tra poco sarai pronta in pochissimo tempo.
funzionato! Temo che dovrei farti la doccia. Quel bagno non sembra aver funzionato, ma dopo la doccia sarai perfetta. Ora devo solo crearti una doccia. Quindi ridurre, riutilizzare e riciclare. E ora devo creare le pareti della doccia. Mi serve questa carta adesiva. Penso che a Barbie piacerà. Ho scelto questa stampa apposta per lei. Di cos'altro ha bisogno una doccia? Un soffione, ovviamente. Non esistono in miniatura, per cui dovrò essere creativa. Basterà fare dei buchi nell'argilla. Proprio così. Ecco, ora è pronto. Ma adesso mi serve la colla a caldo. Ah? E nella cannuccia va. Ora devo solo attaccare la cannuccia al soffione della doccia. In questo caso la colla a caldo deve essere rosa. Barbie non la vorrebbe in nessun altro modo. Ora si deve solo fissare e il gioco è fatto. Wow! Manca qualcosa. Ma certo! Ta-da! Si abbina alle pareti. Barbie l'adorerà. Sei pronta per farti una doccia? Ups, copriti. Divertiti. Fammi chiudere. Diamole un po' di privacy. Che bello. Che bella sensazione. Tempo scaduto. Che buon profumo. Oh, com'è sporco. Ma non c'è problema. Conosco un trucco. È ora di travestirsi. Ho sempre voluto fare la stilista. Ora Barbie sarà la mia musa. Devo assicurarmi che il vestito sia perfetto. Come mi diverto. Spero che gli stia. Proviamolo. Wow, sei pronta per la passerella? Wow, ci assomigliamo. Due gemelle. Quasi. Ha bisogno di un cerchietto come il mio. Questo tappo di bottiglia è perfetto, ma è del colore sbagliato e della taglia sbagliata. Ecco qua. Cambiamo il colore. Perfetto. Hai bisogno di una casa. So chi chiamare. Pronto? Maya? Oh? Sì, sono io. Wow, ma è la casa dei miei sogni. Barbie, che ne pensi? Ah, Maya, anche la mia. Sei incredibile. È così eccitante. Wow, vieni qui. Dovrebbe essere facile. Papà! Sì, tesoro? Puoi costruirla per me? Certo, tesoro. Sono un gioco da ragazzi. Grazie, papà. Vediamo. È facile, vero? Facile? Che accidenti è? Ci servirà di là del latte. Ma il supermercato è chiuso. Aspetta, dove stai andando? Comunque, cosa c'è scritto? Capito. Ora, da dove dovrei iniziare? Non dovrebbe essere così difficile. Parti da assemblare. E fatto! Cosa ne pensi? Ups! Aspetta che c'è anche una sorpresa. Barbie, sei pronta per fare un giro nella casa? Andiamo! Questa casa ha tutto ciò di cui hai bisogno. Vuoi andare di sopra? Wow! Potrei stare qui per sempre! E ora andiamo in camera da letto. L'ho progettata io. Figa, eh? Vorrei che la mia casa fosse così. Cosa ne pensi? Wow, Maya! Questa è la migliore casa di sempre! Non è vero! Puoi aggiustare questa lampada? Ma no! Vai via! Il mio stomaco brontola! Credo che dovremmo mangiare qualcosa. Andiamo. Per un'amica speciale, un pasto speciale. No, non sarà una cena a lume di candela. Però sarebbe carino. Magari in futuro. Per ora ti preparo la cena. Questa è una vecchia ricetta di famiglia. Nel menù di stasera ci sono le uova. Buone, vero? Farò delle uova in miniatura. Ed ecco l'ultimo passaggio. Il tuorlo. Non è divertente? Ho fatto! Ecco il suo pasto, signorina! Le uova! Buon appetito! Deliziose!
Wow, il miglior pasto di sempre! Che ne dici di fare una passeggiata? Oh no, sono troppo piena! Ah, non preoccuparti, ci penso io a te! Yeah! Barbie deve allenarsi un po'. E io le costruirò una bicicletta. Non credo che esistano delle biciclette per le bambole. Quindi dovrò crearne una da zero. Le serve un sellino. Ah, questo andrà bene. Metterò io popcorn da parte per dopo. Spero che a Barbie non dispiaccia l'odore dei popcorn. Personalmente a me non dispiace. Userò questi vecchi CD come ruote. Ho sentito che tanto tempo fa si usavano per ascoltare la musica. Ma come? Boh! Adesso sono delle ruote. Ed ecco che è pronta. Whee! Com'è divertente! Eh? Oh! Okay. Chi è quella? Oh! Wow, è così bella! Ken? Lei è la tua nuova ragazza? Che cosa? Hey! Ciao, vuoi giocare? La tua bambola è così carina! Ciao, Ken! Sei così carina! Grazie! Usciresti con me? Mm? A un appuntamento! Sì, mi piacerebbe! Domani! Sì. Uscirai con un ragazzo! Oh no! Oh. Devo assolutamente sistemarti! Torniamo a casa! Devo sbrigarmi! Oh no! Non andrei conciata così all'appuntamento! Andiamo al salone di bellezza! A mali estremi, estremi rimedi! Scusami ragazza, ma devo farlo. Sei conciata male. La gomma è dappertutto. Dovrò tagliarti i capelli. Adesso hai un buco in testa. Dovrò rimediare in qualche modo. So cosa fare. Non preoccuparti Barbie, ti sistemerò subito. Sarai bellissima, te lo prometto. Ora mi serve un po' di nastro. Qualsiasi colore ti starà bene, ma io voglio usare il blu. Sono sicura che a Barbie starà benissimo. Devo prendere un filato di nastro. E tirare. Com'è divertente! Taglierò della stessa lunghezza dei capelli di Barbie. In questo modo il buco non si vedrà più. Che bel colore! Ora aggiungiamo le extensions. Ia! Wow, stai così bene! Bene, sei pronta per l'appuntamento. Ups, la tua fascia! Ora sei di nuovo perfetta! ma manca ancora una cosa! Devo truccarti! Rilassati e lasciami fare tutto il lavoro! In questa scatola c'è tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo makeover! Ta-da! Devo mettermi le lenti di ingrandimento! Ora vedo ogni singolo poro! Spero che tu sappia cosa stai facendo, Maya! Devo essere perfetta per il mio appuntamento! Fidati di me, Barbie! Vedrai che andrà benissimo! Iniziamo con il fard! Fard bianco, sul serio? Fidati del processo! Non riuscirà a resisterti! Ora aggiungiamo un tocco di colore! E per il tocco finale? Sei bella come questo fiore! Sono così orgogliosa di questo look! Sei bellissima! Ora sei esattamente come me! Oh, aspetta! Oh, questo cos'è? Non ho ancora finito! Le tue unghie non sono accettabili! Ah, i miei occhi! Ups, scusami! Ah, finalmente! Questa non mi serve più! Ecco qua! Sentirai un po' di calore! Ma le tue unghie saranno bellissime! Preparati! Ah, no! Cosa fai? Smettila di fare la drammatica, vedi? Non è così male! E l'ultima! E fatto! Ora puoi scegliere un colore! No, questo colore non mi piace! Che ne dici di questo? Anche no! E nemmeno questo mi piace! Che ne dici di questo? Sì! Questo qui! Ok, troviamo lo smalto corrispondente! No? Eccolo! Ce ne serve pochissimo! Perfetto! Ora mi devo concentrare! E ho finito! Wow, sono troppo brava! Le tue unghie sono fantastiche! Wow, adesso sei perfetta! E sei pronta per il tuo appuntamento, andiamo! Ha detto che sarebbe venuta! Dov'è?
Oh, ci hanno dato buca! Oh, oh, ma chi è? Oh! Bip bip! Sono qui per Barbie! Ah, alla fine sei venuto! Ken! Sei certo, venuto! Bellissima! Andiamo! Oh, com'è romantico! Ora sono tutta sola! Per te, signorina! Non ho ordinato niente! La Bahamas! Un viaggio gratis! Non ho bisogno di Barbie, ho vinto una vacanza! Io vado! Addio! Ah! Oh, accidenti! Scommetto che posso fare parecchio con tutti questi soldi! Wow, lingotti d'oro massiccio! Non ti dispiace, vero? Ah, pesanti, non preoccuparti, ci sono! Hai visto i miei lingotti d'oro, Tina? Sono davvero fantastici! Posso farci sicuramente qualcosa di interessante! E ora è il momento di mettersi al lavoro! Oh, com'è caldo! Sì, esatto, scioglietevi! Sta funzionando alla grande! Phew, sono un po' accaldato ora, dovrebbe bastare, vuoi vedere cosa farò adesso? Perché aggiungerò del glitter all'oro! Non ci può mai essere troppa lucentezza! Userò questo bastoncino per mescolare il tutto! Rullo, sei pronto? Perché è ora di sporcarti! Sì, è davvero fantastico! Guarda tutto quell'oro! Ok, il mio rullo è ben coperto, penso che sia pronto! Dipingiamo la parete e vediamo come viene! Devo assicurarmi di sovrapporre gli strati in modo da non perdere nessun punto! Si sta rivelando meglio di quanto avrei mai potuto sperare! Bene, vediamo cosa c'è qui intorno che posso usare! Prenderò questa vernice! Ora devo solo sgattaiolare fuori di qui! Ups! Cosa pensi di fare? Salve, agente signore! Non è quello che sembra! Devi pagare o consegnarli! Ti tengo d'occhio, sai? Ehi, Matthew! Le tue pareti sono meravigliose, non posso crederci! Ehi, Tina, rimani dalla tua parte, per favore! Ha ragione, ma almeno adesso ho un po' di vernice con cui lavorare! Va bene, inizierò con il viola e lascerò che la gravità faccia la sua parte! Wow, guarda che belle gocce! Ma ora passerò alla fase successiva, metterò della vernice nel palmo della mia mano, ora mi assicurerò solo che le mie mani siano interamente ricoperte di colore, aggiungerò alcune impronte sulla parete! Batti il 5, Matthew! Stavo solo scherzando! Va bene, è arrivato il momento di giudicare come sono venute le pareti! Wow, sono abbastanza impressionata da entrambi! Passiamo ai letti! Ma ho già speso così tanti soldi per la pittura! Sì, consegnalo qui, per favore! Ehi, ecco la scaffalatura che hai chiesto! Grazie! Mi piace la tua uniforme! Sì, penso che mi potrebbe servire! Yoink! Ah, i miei vestiti! Devo nascondermi! Devo solo allacciare qui e sarà perfetta. Ora sono pronto. Devo ribaltare la scaffalatura in modo che sia appoggiata sul pavimento. Perfetto, ora fammi prendere qualche altro scaffale. Oh, ehi, amico, porta quello qui. Ho il materasso che hai ordinato. Ehi, tu sei quel ragazzo di prima. No, 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 non puoi avere i miei vestiti. Oh, il mio materasso. Bene, appoggerò il materasso sopra e poi è ora di rifare il letto. La cosa migliore di questo letto è che c'è così tanto spazio sotto. Adoro questo cuscino scintillante, in realtà mi piace tutto il letto. Come va laggiù, Tina? Devo assolutamente incominciare. Accidenti, un materasso! È mio, l'ho visto per prima io. Lascialo andare e dammelo. Va bene, Fred, a presto. Di nuovo nella mia stanza ed è proprio come l'ho lasciata. Devo iniziare a mettere insieme le cose. Ho bisogno che queste scatole stiano una accanto all'altra. In questo modo, eccoci. Ho fatto una base fatta di scatole che erano gratis. E ora per il materasso. Ci sta benissimo. E ho anche una coperta rossa. Non solo, ma questi cuscini colorati aiuteranno ad aggiungere un po' di contrasto. Wow, ottimo lavoro voi due. Le vostre camere stanno iniziando a prendere forma. Oh, sembra che Matthew stia dormendo sul lavoro. Ci penso io. Ci sono, ci sono! Tina, mi piace molto la combinazione di colori che hai utilizzato. Eh? Oh, che strano! C'è un tizio sul tuo letto! Eccoci con la prossima parte della sfida! Non è figo far girare i carrelli in cerchio in questo modo? E adesso dovete fare dei tavolini e dovete usare qualcosa in questo carrello. Posso farci sicuramente qualcosa con queste bottiglie di plastica. Ecco, addebiti questa carta, per favore. Bene, adesso ho un bel comodino. Lo metterò accanto al letto. Tutti hanno bisogno di un comodino accanto al letto. Matthew, non dimenticare di usare ciò che c'è in questo carrello. Aspetta, cosa? Ma è uno pneumatico, non lo voglio. Mi dispiace, ma queste sono le regole, devi usare lo pneumatico. Beh, allora sia. Nessuno ha detto che deve rimanere così com'è. Questo tessuto farà la differenza. Eccoci, non si direbbe che è una vecchia ruota. Ma non ho finito, per il passaggio successivo devo capovolgerlo.
Ho queste gambe dorate che ci staranno benissimo. La parte successiva richiederà alcuni utensili elettrici e viti, ma sono pronto per la sfida. Le viti si inseriscono facilmente. Fatto! È ora di capovolgerlo. Tada! Nessuno avrebbe mai immaginato che fosse uno pneumatico. Ottimo lavoro, Matthew, ma per favore non distrarmi. Accidenti, sono le ultime rimaste. Le userò. Ora devo aggiungere del nastro adesivo intorno alle bottiglie, così. Ho bisogno che le bottiglie stiano ben ferme. Un altro pezzo sul lato opposto e sono ben fissate. Ora aggiungerò questo ripiano sopra le bottiglie. Ma in realtà non rimarrà sopra perché capovolgerò tutto quanto. Ora un altro ripiano e naturalmente aggiungerò più nastro. Il tutto ora è bello e solido. Ma il nastro non sarà sufficiente per la parte successiva. Mi serve della colla a caldo. Ma non quella trasparente, ma quella colorata, il rosso magari. Oh, guarda che bel cuoricino felice. Lo sto usando come colla però. Quindi ci aggiungerò questo strato in schiuma sopra. Ora per un po' di tessuto giallo. Oh, wow, non potrei essere più felice del risultato. Ok, diamo un'occhiata a questi due tavolini. Bravi entrambi. Adoro le lampade e naturalmente le lampadine. Eccovi qui, potete averne una entrambi come regalo da parte mia. È ora di inventare qualcosa di luminoso. Ehi, buon compleanno, ma mi servono tutti questi giocattoli. Ma non preoccuparti, non ti lascerò a mani vuote. 10.000 euro? Wow! Ho i miei giocattoli, inizierò con questa macchinina. La dipingerò d'oro ovviamente. Ogni piccola parte, dalle porte ai cerchioni. Ho la mia base dorata per la lampada e ci incollerò sopra questa macchinina dorata. E ora le figurine. Accidenti, adoro il modo in cui la mia lampada si sta venendo. Devo solo mettere il paralume, sì! Questa sì che è una lampada raffinata. Sapevo di potercela fare e ce l'ho fatta. Guarda cosa ho trovato, un vecchio borsone di pelle. Non è fantastico? Non solo, ci sono tante cose dentro. Adesso potrò creare una bella lampada. Avrò bisogno di una vite piuttosto lunga per la prima parte perché deve passare per forare entrambi i pezzi. È bella e stretta e ora ho bisogno dell'hardware e di un cavo. Ho fatto passare il cavo attraverso tutti i buchi nel legno. Adesso l'ho finita ed è perfetta. Sei pronta, lampadina? Ti avviterò ed è fantastico! Sei così brillante! Oh, perbacco! Siete riusciti entrambi ad illuminare i vostri spazi! Wow, queste figurine di soldati sono straordinarie! Come hai realizzato un design così moderno e minimalista, Tina? Non male! Bene, le lampade sono fatte. Ora, di cos'altro hanno bisogno le vostre camere? Mi serve aiuto! Questa torta sembra deliziosa, eh? Chi mi sta chiamando? Pronto, ci sei? Ho del lavoro per te. Va bene, sono sicuro che farò un ottimo lavoro. Quanti soldi mi restano? Un solo euro? Forse potrei appenderlo al muro. Ecco a te, Tina, la tua stanza è spazzatura. Ehi, Matthew, smettila di essere così cattivo. Sai che c'è? So io cosa farci. Inizierò a tagliare delle cannucce. E poi aggiungerò un po' di colla a caldo sulle punte perché voglio attaccarle ad angolo. Vedi, sto facendo delle forme esagonali con le cannucce. Aggiungerò alcune mollette e le foto con i miei amici e ho una bella decorazione. Lo appenderò al muro proprio così che posso sempre vederlo e sorridere. Chi non vuole vedere i momenti più belli e felici? Vediamo, ha detto che voleva delle cose rare. Questo mi sembra piuttosto raro. Prendiamo anche i fiori. Oh, diamine! Cosa c'è? Incollato al pavimento o qualcosa del genere? Avrò bisogno di qualcosa di più semplice. Ehi, questo tizio dovrebbe funzionare. Andiamo, nonnino! Tada! Ti ho procurato delle opere d'arte rare, come avevi chiesto. Oh, ehi, bene, è perfetto, ecco a te, come ti avevo promesso. Vediamo. È un buon posto per il nonnino? No. Oh, sul comodino? Non credo. Dove lo metto? Aspetta un secondo. La scatola dei giocattoli! Ecco la soluzione. Fammi solo togliere il ritratto. Ora devo aggiungere un po' di colore alla cornice. E ora tocca ai dinosauri. Calmati, sto solo aggiungendo della colla alle tue gambe. Vai sul tappetino insieme ai tuoi amici. Ora questa sì che sembra un'opera d'arte. Lo appenderò vicino all'altro che avevo fatto. Bene. Cosa ne pensi? A me piace. Ed è ora di vincere il premio finale. Wow, entrambi vi siete impegnati molto in quest'ultima fase. Matthew e Tina. Ok, ora vediamo chi è il vincitore. Immagino che non vi siete dimenticati della valigetta piena di contanti. Entrambi avete fatto un ottimo lavoro, ma il vincitore è Matthew. Ah, ho vinto! Lo sapevo che avrei vinto. Ma non preoccuparti, Tina, ho qualcosa anche per te. Una carta di credito senza limiti. Solo per te. Ah! Oh no, l'ho calpestata. Ah! Oh, aspetta, la prendo. Ha visto giorni migliori, eh? Stai pensando quello che penso io? È ora di una bella sfida! Sarà il nostro lavoro migliore!
Chi non ama un bel bagno? Soprattutto con un po' di zucchero. Secondo te ci va? Ecco qua. Ora una bella spazzolata. Ecco a te, signorina. Le serve anche sul resto del corpo. Esfoliare è essenziale per una bella pelle liscia. Non è una sensazione fantastica? Oh sì, proprio lì. Fresca come una rosa. Siamo stati bravi. Chi è quello? Ehi, puoi dare questa Barbie da parte mia? Cosa c'è scritto? Oh, la vuole portare al ballo. Allora? Sì! Forte! È così romantico! Abbiamo del lavoro da fare! Ci sono davvero troppe doppie punte qui, il che può significare solo una cosa, bisogna tagliare. Vediamo un po'. Un centimetro qui... Ok, si parte! Non preoccuparti, Barbie, non sentirai niente. Sarai molto più leggera. Ha detto molto? Sei sicuro di sapere cosa stai facendo? Oh, ma certo! Sarò io a giudicare. Ah? Ehi! Fidati di me, Miles! Olivia, no! Le cose stanno per farsi interessanti. No, non posso guardare! Perché non dovresti? Su, non preoccuparti. Scommetto che si sente già meglio. Ci siamo quasi. Fatto! Dove sono i miei capelli? Una vera e propria tragedia. Aveva dei capelli splendidi. Che spreco. Aspetta un attimo. E questo da dove sbuca? Ehi, da qua. Li vuoi i tuoi capelli? Siediti. Potrebbe volerci un po'. Quanti buchi su questa testa! Tranquilla, ci penso io. Posso già dire che sono favolosi. Guarda quanti strati! Wow! Mi sono proprio superato. Ti piace Barbie? Penso di sì. Ehi, che fai? Oh, carezze per me! Capelli blu, eh? Ok! Oh, cavolo! Olivia? Ehi là! Wow, i tuoi capelli sono così... blu! Sì, ho avuto un colpo di testa! A me va bene così! Sei pronto? Sì, prontissimo! Dobbiamo essere super precisi! E la vita, come sospettavo! Sì, iniziamo! È il momento di tagliare un po'! Iniziamo a ragionare. Questi dovrebbero andare bene. Com'è questo colore? Ti piace? Che schifo, no? Forse no. Beh. Questi? Ah? Respira, respira! E questa me la chiamate moda? Non ti sento, cosa? Dobbiamo fare meglio di così. Aspetta, ci penso io. Ecco! Soffia, così! Sì, bene! Devi tranquillizzarti un po'! Non c'è di che! Dov'ero rimasto? Cosa sta succedendo qui? Fammi vedere! Penso di poterlo usare! Sì! Ti piacerà da morire, vedrai! Per prima cosa piego a metà il palloncino sgonfio, poi taglio la punta. Ora faccio lo stesso con la base. Perfetto! Ora lo apro e inizio a vestirla. Le sta a pennello. Ma non abbiamo ancora finito. Chi non vuole un girovita definito e un piccolo gilet per quel tocco speciale? A me sembra che ci siamo. È pronta per un servizio fotografico. Adoro il materiale. Ehi! È un ottimo inizio, ma c'è ancora molto da fare. Non può avere le unghie al naturale. Wow, sono lunghe! Non preoccuparti, poi le accorcio! Non può usare le mani così, ed è per questo che ora le tagliamo! Perfetto, molto meglio! Però sono troppo appuntite! Tieni le mani su! Che suono orribile! Ne è valsa la pena!
È pronta. L'unione fa la forza. Eh? Lo date anche a me il 5? Ma certo, ecco. Non c'è di che. Pensi che lei lo ami davvero? Non so. Aspetta, sta scuotendo la testa. Oh. Shh. Eh? Guarda, è Barbie. Ha rubato il telefono. Ora è mio. Ah, ma che maleducata. Aspetta, ci penso io. Ho appena avuto un'ideona. Farò a Barbie un telefono tutto per lei. Carino, no? Però voglio che sbrilluccichi. Questo può aiutarmi. Lo userò per rivestire il bordo. Continuo così fino alla fine. Il fatto che sia appiccicoso aiuta. E si adatta perfettamente. Ma aggiungiamo qualcosa sul retro. I soldi non bastano mai. Uno strato in plastica per fermare il tutto. Tutto è più bello con un po' di glitter. E ne ho un sacco. Devo dirlo. È perfetto. Eh? Ma è adorabile. E l'hai fatto tu? Sì, ed è tutto suo. Ha funzionato. Dove eravamo rimasti? È meglio che questa cosa abbia il wifi, volete guardare? Siamo pronti. Dobbiamo solo trovare l'angolazione giusta. Questo video è esilarante, lo adoro. Se i miei calcoli sono corretti. Ehi, lo senti questo odore? Oh, devi essere tu. Non è possibile. Eccolo di nuovo. No, metti giù le braccia, ragazza. Quelle ascelle sono orrende. Non posso reggere ancora per molto. Devo intervenire. Ora stai ferma, ok? Non riesco a respirare. Che drammatico. Non preoccuparti, ci penso io. È ora di una sessione dall'estetista, Barbie. Una volta che provi la ceretta non torni più indietro. Capito? Vedi? Che schifo. Ma quanti ne avevi? Non so cosa sia successo, ma l'odore è svanito. E guarda com'è liscia. Non ho mai visto nulla di simile. Fallo anche a me. Voglio anch'io le ascelle super lisce. Che ne pensi, Barbie? No, non farlo, non farlo. Io sto con lei. Cosa? Non è poi così male, no? Dovrei iniziare a mettere il deodorante. Ho così tanta fame che potrei mangiare un cavallo. Idem, sto morendo di fame. Che c'è? Anch'io ho fame. Datemi da mangiare. Ah, mi fa pena. Aspetta. Dovrei avere una torta qui dentro. Direi che è delle proporzioni giuste. Tieni. Accidenti, allora cosa le diamo? Non so, cosa vuoi? La mia borsa. Vuole una borsa tutta sua. Posso aiutarti? Dobbiamo partire da questo. Oh, e possiamo usare questi. Iniziamo. Innanzitutto serve della colla a caldo. Quindi incolliamo le perline. Dopo un po' sarà così. È rimasto un buchino. Oh sì! Finito! È stupenda! Anche se manca un'altra cosa. Userò questo. Boom! È stato facile! Guarda che borsetta adorabile! Ed è tutta tua! Eh? Davvero? Fantastico! Figurati per così poco! E adesso che c'è? Devo fare pipì! Davvero? Aspetta, Miles, può usare questo! Vedi? È un bagno in miniatura! Visto? Ora vai! Ecco che arriva! Cos'è questa puzza terribile? Mamma mia, scappiamo! Ah, che sollievo! Sei cambiata proprio tanto! Ma fai sul serio, Miles! Questo nuovo look ci ha emozionato entrambi! È stata una super trasformazione! Beh, si sta facendo tardi!
Guarda, c'è Ken! Ed è su un cavallo! Ciao! Ti stavo aspettando! Vai, sei pronta? Tieniti forte! Wow, che posto è questo? Abbiamo fatto proprio un buon lavoro! Adoro le storie a lieto fine! È solo colpa tua! Fai sul serio? Dovevi solo darmi quella bambola! Ancora con questa storia? Ehi, ascoltate o no? Bene, potete togliere i coperchi. È uno scherzo, vero? Dobbiamo parlare. Tocca a me adesso. Ma guarda un po'. Zucchero filato e diamanti. Belli, vero? Bene, potete cominciare. Oh, sì, ho capito. Spero che tu sappia restare in apnea. Forza, giù la testa. Ehi, ferma, ma che cosa fai? Non è questo il compito? Ok, facciamo finta di niente. Non è così difficile, su. Un aiutino? No, vero? Ah, adesso ho capito! Fresca! Queste sono tutte proteine! Sto davvero cominciando a pentirmene, seguitemi! Questo va nella ciotola, capito adesso? Oh, certo, prima stavamo solo scherzando! Sarà divertente! Immergiamolo! Che succederà? Ehi, c'è qualcosa! Una bambola! Piuttosto malconcia! Ma non la voglio, che brutta! È davvero un peccato! Ma fa troppo ridere! Perché devi essere così cattiva? Tu che cos'hai? Oh, giusto, è ora di scoprirlo. Vediamo. Inizia a sciogliersi. Forse me lo sarei potuta mangiare. Di sicuro era buonissimo. Oh, anch'io ho una bambola. Via questi capelli. Vieni fuori. Forse ho cantato vittoria troppo presto, eh? Sembra una barbona. Adesso non ridi più, eh? Ehi, smettetela! E ora che si fa? Sta a voi scoprirlo. Io ho di meglio da fare adesso. Ah? Ma ci ha mollate così? Beh, almeno ci ha lasciato queste. Inutile restare con le mani in mano. Dobbiamo fare qualcosa. Guarda che brufoloni. Beh, devo schiacciarli? No, non ci riesco, che schifo. Devo attrezzarmi prima. Sicuro volerà ovunque e non voglio sporcarmi le mani. E ora spremiamo. Guarda come vola. Ecco perché bisogna sempre essere preparati. Oh, me ne è finito un po' in bocca. In realtà non è così cattivo, è cremoso, c'è di peggio. Non riesco neanche a guardarti. Ma che ti prende? Beh, io non lascio le cose a metà, la situazione è sfuggita un po' di mano. Dobbiamo rimediare. Verso della colla qui dovrebbe andare. Manca qualcosa. Ferma. Ma che fai? Lasciami fare. Mi serve un po' di ombretto. È così luccicoso. Adesso mescolo bene. Così sarà perfetto. E lo stendo sul viso della bambola, in questo modo. La tengo ferma per non sbagliare. Guerra alle impurità! Spero che funzioni, comunque. Anch'io vorrei essere coccolata così. Wow, che bella pelle!
C'è una differenza enorme! Stupenda! Anche lei ha bisogno di una sistemata. Iniziamo pulendola per bene, così vediamo che fare. Ecco meglio. Ehi, ma... quei denti? Serve una bella spazzolata. Ma non con questo. Che ti salta in mente? Gli spazzolini sono proprio lì. Ah? Oh, giusto, che sbadata, non li vedevo. Ora sì che ragioniamo. Tra poco avrai un sorriso da red carpet. Apri bene. Sa di menta. Non ho ancora finito, serve qualcos'altro. Ma cosa? Fammi pensare, mi serve questo. Lo piego un pochino. Così va bene. Lo posiziono qui sui denti. Così avrai un sorriso perfetto. Ehi, Grace, che te ne pare? Niente male. Troppo buona. Che hai fatto ai capelli? Sembrano proprio un disastro. So chi chiamare. È pronto? Ho bisogno di te. Sì, è grave, molto grave. Ehi, tesoro, che succede? Guarda qui. Sono un disastro. Serve il tuo tocco. Che ne dici? Beh, se mi paghi, ci sto. Cavolo, abbiamo una cliente difficile oggi. Vediamo che possiamo fare. Cominciamo con lo shampoo. Ti serve proprio, cara. Massaggiamo bene. Serve anche un ritocchino di tinta, eh? Ci penso io. Prima risciacquiamo. E poi asciughiamo. Sarai uno splendore. Sono il Picasso dei capelli. Tesoro, sei stupenda. Ora un po' di brillantini che ci stanno sempre bene. Bene, finito. Wow, metti un po' questa. Non si abbina ai miei vestiti, ma il cliente ha sempre ragione, giusto? Che umiliazione. Tieni, te lo meriti. I miei occhi! Sempre così melodrammatica. Ah, dammi qua! È sempre un piacere, chiama quando vuoi. Wow, che bella! Anche a te serve una pettinata. Ho un'idea. Non oserai? Sì, invece, via tutto. Una bella boccia. Saluta il biondo. Adesso prendo ago e filo e sta a guardare. Lo faccio passare nei forellini della testa. Inizio con del filo rosa. È così vivace. Ma voglio altro colore. Vado avanti per tutta la testa. Poi taglio il filo in eccesso e riattacco la testa. Fantastici! Dovrei farmeli anch'io. Così saremmo gemelline. Ti stanno bene? Di sicuro non passerai inosservata. Mindy, ti piacciono? Wow, ottimo lavoro! Non sembrano neanche le stesse bambole. Questi vestiti sono da buttare via. Ho un'idea. Maggiordomo? Il suo armadio, signore. Grazie. È ora di una bella sfilata. Vediamo cosa c'è. Queste sì che sono belle scarpe. E quanti bei vestiti. Questo è splendido. Dai, provalo. Non è il tuo stile, dici? Ok, allora questo? Questo colore va molto adesso. Ok, nemmeno questo, come sei difficile. Aspetta, che c'è qui? Non l'avevo notato prima. Che bella sorpresa! È bellissimo! Sembrerai una vera principessa. Questo devi provarlo. Wow, sei splendida! Aspetta, ora ci vogliono le scarpe. Queste sono perfette. E vanno a pennello. Ora qualche accessorio. Questo è del mio stilista preferito. Wow, che trasformazione! Ma posso fare di meglio? Maggiordomo? No, riproviamo. Ah, nessuno ha più voglia di lavorare. Un attimo, ha funzionato! Niente armadio, però. Dovremo accontentarci. Tranquilla, so cosa faccio. Bastano alcune modifiche. Taglio via le dita centrali e infilo il guanto sulla bambola. Ehi, copriti! Ci sono dei bambini qui!
Adesso la giro sulla pancia e annodo il pollice e l'indice. Così starà meglio in dita. Ecco fatto, adesso le scarpe. Inizio con della pellicola. No, non sono queste le scarpe. Ora prendo la pistola per colla e della colla con brillantini. La applico direttamente sotto i piedi e aspetto che asciughi. Tagliamo l'eccesso. Per la borsa uso il cappuccio di uno spazzolino coperto di colla e passato nelle perline. Carina, eh? Non ci credo, sei stupenda! Ah, e penso sia tutto. Sì, anch'io. Sono bellissime e sono pronte per la festa. Ottima idea! Saremo invitate?